Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, notizie di oggi, venerdì 26 gennaio. Intervento ieri sera intorno alle 22 dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e della Croce Verde di Cirié in via Chiesa San Domenico a Front. Un 80enne ha avuto un malore nel cortile di casa ed è caduto a terra. I vicini spaventati hanno subito allertato i soccorsi. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Sono gravi le condizioni di un pensionato 84enne di Caluso, investito mercoledì scorso intorno alle 7.30, mentre stava attraversando la strada invece Cesare Battisti. L'uomo, investito in una Fiat Panda condotta da un 82enne di San Benigno Canavese, è stato ricoverato all'ospedale di Chivasso con un trauma cranico e fratture multiple. È stato riaperto, dopo oltre un anno di chiusura, il ponte Settimo Castiglione sul Po. Danneggiato dall'alluvione del novembre 2016, è stato ripristinato, demolendo le campate a rischio e mettendo in sicurezza le fondazioni, ricostruendo quindi le nuove campate. Germaniano si è fermata per dare l'ultimo saluto ad Andrea Forneris, il muratore di 41 anni, deceduto in un incidente sul lavoro a Cafasse. Davvero tante le persone intervenute per quest'ultimo saluto, da tutti chiamato Bandi Bandiera. Andrea Forneris era volontario delle IB di Mati e della Croce Rossa di Viù. Nessuno ha voluto mancare le esequie di una persona che ha dedicato tutta la sua breve vita al prossimo. È stata consegnata in questi giorni una nuova autovettura alla Polizia Municipale di Volpiano. Si sta infatti procedendo con il rinnovo del parco mezzi con tre nuovi veicoli per un investimento complessivo di 60.000 euro. La Polizia Municipale di Volpiano ha attualmente in dotazione 5 autoveicoli e 2 motociclette. È stato inaugurato oggi pomeriggio la nuova ala dell'ospedale di Chivasso. Il cantiere è rimasto aperto per oltre 5 anni e i lavori sono costati circa 22 milioni di euro. Entro il 23 febbraio verrà terminato il trasferimento dei reparti dalla vecchia alla nuova struttura. È tutto per questa edizione, vi ricordo, per le altre notizie potete collegarvi a www.obiettivonews.it oppure scaricare l'app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di serata! Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, è tempo di dare uno sguardo dettagliato a quello che succederà in questo weekend, almeno sotto il profilo meteo. Come sarà il tempo sull'Italia tra sabato e domenica? Qualche pioggia potrebbe bagnare ancora il nord-ovest della Sardegna nelle prime ore del weekend, ma i fenomeni andranno rapidamente ad esaurirsi già dal pomeriggio. Generale stabilità in seguito da nord a sud grazie alla progressiva espansione dell'anticiclone verso la nostra penisola. Bel tempo quindi, ma attenzione perché nebbie e nubi basse saranno il rovescio della medaglia, specie in pianura e nelle valli. Come al solito ci attendiamo giornate anche grigie sulla pianura padana, ma anche sulle coste adriatiche e le vallate del centro, mentre sarà generalmente soleggiato sulle regioni meridionali. Più sole anche in montagna, con il weekend che sarà perfetto quindi per andare a sciare sulle Alpi e sugli Appennini. Per avere le previsioni dettagliate per le vostre località, vi rimandiamo comunque al nostro sito oppure alla nostra app Meteo, scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi elettronici. Buon weekend da parte del Centro Meteo Italiano.